La musica ci fa star bene, ci fa sognare, spesso ci cambia l'umore in meglio, ci fa divertire. Ma ci può salvare anche la vita? Secondo il New York Presbyterian Hospital lo può fare, letteralmente. Per i cardiologi del grande ospedale newyorkese, molte canzoni rock e pop hanno in sé una caratteristica decisiva nelle emergenze, soprattutto quando bisogna praticare un massaggio cardiaco a regola d'arte. Si sa che il ritmo della manovra deve essere di circa 100 compressioni al minuto, ma in caso di emergenza può risultare difficile rispettare le sequenze e gli intervalli di tempo. Ecco allora che per avere la giusta cadenza i medici newyorkesi hanno pensato di ricorrere alla musica, in particolare a canzoni che hanno un tempo di 100 battute al minuto. Basterà seguire il ritmo per essere sicuri di praticare un massaggio cardiaco perfetto. E così è nata una playlist di brani, tutti tarati a quella velocità, che si possono utilizzare durante questa manovra delicatissima. 40 canzoni dai Will Survive di Gloria Gaynor a Staying Alive dei Bee Gees. In questo caso i titoli sono anche a tema, permetteteci un po' di ironia. Ma anche Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd o Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Va benissimo anche Another One Bites the Dust dei Queen oppure Hard to Handle di Otis Redding, ma nella versione rifatta dai Black Crowes. Certo, in un'emergenza sarà difficile avere la premura di cercare un brano di questi, ma con questa trovata l'ospedale newyorkese ha comunque rimesso al centro l'importanza delle tecniche di rianimazione, capaci, se ben eseguite, di aumentare anche di 3 volte il tasso di sopravvivenza di una persona in arresto cardiaco.